Incidenti stradali e auto a forte velocità. Installati due autovelox a Metaurilia e a Cucurano di Fano, l'assessore annuncia ne metteremo altri fissi e mobili nei tratti più pericolosi della città. Bonifica dell'area ex AGIP a Fano, richiesto uno studio con il georadar, indagini anche sulle acque per altri 6 mesi, poi l'appalto dei lavori e l'avvio del progetto comunale, ma niente parcheggi. Una banca in crescita solida, strutturata e vicina alle esigenze del territorio, la BCC di Fano chiude il 2021 con un utile di 2 milioni e 100 mila euro. Il direttore generale Giacomo Falcioni elenca i risultati, premiati anche dalle classifiche nazionali. Arretramento della ferrovia Ricci prende cartine geografiche e pennarelli dalla regione, basta divisioni, Fano è un nodo strategico nel potenziamento della tratta. Carnevalesca, Bargnesi, Lonelli e Mirisola si candidano alla guida dell'ente, sono già a lavoro per stilare il programma in vista delle elezioni estive. La presidente Gian Marioli replica, non si sono mai presentati con progetti e proposte, i loro rappresentanti hanno denigrato e bocciato pubblicamente ogni mia iniziativa. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Apriamo con l'incidente che si è verificato oggi pomeriggio intorno alle 17.45 lungo la superstrada Fano Grosseto in direzione Urbino. Per cause ancora in fase di accertamento, due auto, una Peugeot 3008 e una Fiat Cubo, si sono scontrate all'altezza di Bellocchi. Sul posto i sanitari del 118, ma gli occupanti dei mezzi hanno rifiutato le cure, i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza le auto e il tratto interessato e la polizia stradale. Il traffico è rimasto bloccato durante le operazioni di soccorso e inevitabilmente si sono formate lunghe code di veicoli. Passiamo agli autovelox installati dal comune di Fano a Metaurilia e a Cucurano. L'assessore alla polizia locale ha annunciato che ne verranno installati anche altri 3 fissi più 5 mobili per dare una risposta a tutti i quartieri della città. Limiti di velocità non rispettati e aumento di incidenti stradali. Per dare una risposta alla sicurezza sulla viabilità cittadina, l'assessore alla polizia locale, Sara Cucchiarini, ha annunciato la fine dei lavori di installazione degli autovelox. I primi due sono stati posizionati sulla statale Adriatica a Metaurilia e lungo la Flaminia a Cucurano di Fano. Ci sono comunque molti racconti che questo quartiere può fare. Abbiamo assistito negli ultimi mesi, negli ultimi anni a tante manifestazioni alle quali comunque diamo una risposta, una prima risposta la più diciamo immediata e veloce, che è quella della regolamentazione della velocità, per poi affiancare in futuro investimenti più importanti sui quali si sta comunque già lavorando di infrastrutture che possano comunque affiancare diciamo la viabilità, essere di sostegno alla viabilità in questa statale. D'accordo con la prefettura, in totale verranno attivati 5 autovelox fissi, i 3 mancanti verranno installati, ma non nell'immediato, a Rosciano, a Fenile e a Fano Sud, tra Torrette e Ponte Sasso. Stiamo comunque facendo delle prove tecniche per tararli e comunicheremo con tempo dovuto, insomma, quando verranno accesi e saranno comunque funzionanti. Stiamo lavorando anche su quelli mobili, ha proseguito l'assessore, per dare una risposta a tutti i quartieri. Uno di questi sarà Sant'Orso, anche via del Fiume è una delle vie insomma, massimamente richieste per avere diciamo, una moderazione del traffico e stiamo facendo la valutazione su dove apporre gli altri 3. Ricordiamo, non c'è ritardo che tiene quando c'è una vita che può essere messa a rischio, per cui bisogna rispettare le norme del codice della strada. L'obiettivo degli autovelox, ha poi sottolineato la comandante della polizia locale, non è quello di elevare sanzioni, ma di garantire maggiore sicurezza, in particolare nei tratti più trafficati. Il vicino varco qui di Ponte Metauro rileva come transiti una media di 9.000 veicoli al giorno nel periodo invernale, numero che si estende ad oltre 12.000 nel periodo estivo, per cui il traffico è notevolmente elevato. In questa strada poi abbiamo rilevato, sia noi come comando di polizia locale, poi anche le altre forze di polizia, diversi incidenti e quelli che vengono rilevati da noi sono ovviamente quelli che portano come conseguenze feriti anche gravi e purtroppo anche mortali. Ne sono una testimonianza le tante bandiere rosse che si vedono qui lungo la strada con addirittura i fiocchi neri perché
sia una testimonianza viva della cittadinanza residente qui nella zona della gravità di questi incidenti. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, Annarita Montagna ha spiegato che l'impianto è bidirezionale e quindi rileva la velocità in entrambi i sensi di marcia, perché è dotato di due telecamere. Inoltre rileva tutte le tipologie di veicoli, compresi quelli a due ruote. Gli autovelox fissi, la loro caratteristica è quella di essere attivi 24 ore su 24. Le sanzioni, le potete vedere, sono quelle ai sensi dell'articolo 142 del codice della strada, che hanno un importo maggiore anche nelle ore notturne, quindi dopo le ore 22, e non necessitano di una contestazione immediata, per cui non c'è necessità di avere una pattuglia sul posto che fermi le auto per sanzionarle. Diversa invece dalle postazioni mobili degli autovelox, che prevedono invece la presenza di una pattuglia, possono essere operativi solo quando c'è una pattuglia sul posto e i violatori vengono immediatamente fermati perché c'è una contestazione immediata della violazione. È morto all'età di 101 anni il dottor Mario Scoccianti, ex primario del reparto di oculistica da lui aperto all'ospedale Santa Maria della Misericordia Urbino. Ad esprimere cordoglio anche la direzione dell'area Vasta 1 e la direzione medica dell'ospedale. L'oculistica, si legge nella nota, è sempre stata la sua passione. Infatti, dopo aver esercitato l'attività di medico di medicina generale, aveva intrapreso la sua carriera come specialista, svolgendo la propria attività a Urbino, Pesaro, Urbania, Cagli e Fossombrone. È stato anche un maestro di umanità, prosegue la nota, capace di trasmettere ai suoi collaboratori la passione per questa professione e soprattutto la capacità di entrare in contatto con i pazienti in modo professionale, ma allo stesso tempo empatico e delicato. I residenti della Paleotta a Fano possono dormire sonni tranquilli, perché l'uomo che è stato visto aggirarsi per le vie del quartiere, riprendendo case e giardini con un cellulare, non è un malintenzionato. Anzi, come ci ha riferito la professoressa Eleonora Notarangelo, si tratta di Rodrigo, un giovane arrivato in Italia domenica scorsa. È figlio di una mia amica brasiliana, ci ha scritto Eleonora. Telefona in strada e fa videochiamate perché a casa non ha la connessione internet e fa vedere la zona dove abita. È stato identificato dai carabinieri nella sua dimora in via Morandi, ha proseguito la professoressa, che risiede nello stesso quartiere. Per la vicenda sono sconcertati anche i parenti del ragazzo che abitano a Rio de Janeiro. Rodrigo non comprende la lingua italiana, parla soltanto portoghese. Cambiamo argomento, proseguono le indagini nell'area dell'ex AGIP a Fano. Questa mattina c'è stato un sopralluogo dei tecnici e dell'assessore Barbara Brunori, che ha illustrato tempi e progetti, ma anche un nuovo studio con il georadar. Quale futuro per l'area dell'ex AGIP? Di certo un'area verde senza posti auto, ma per vederla realizzata ci vorrà ancora un po' di tempo. Intanto, dopo 7 anni dallo smantellamento del distributore, proseguono i lavori di bonifica. Sono 3 i terreni contaminati che sono stati analizzati dai tecnici, ma ad aggiornare i cittadini sull'esito degli esami è l'assessore al decoro del comune di Fano, che oggi ha fatto un sopralluogo insieme ad ENI. Per quanto riguarda le prime 2 aree di 38 e 41 metri quadri, oltre ad aver rimosso il terreno contaminato e aver fatto tutte le analisi sito-specifiche da parte di ARPA, sono stati rilevati dei valori a norma di legge, per cui non c'è nessun tipo di rischio. Mentre per quest'ultima di 91 metri quadri, che è stata lavorata proprio in questi giorni, che è qui alle mie spalle, sono stati rilevati in corso d'opera 3 nuovi serbatoi inertizzati nella parte latere. Una scoperta che ha rallentato le indagini, ha proseguito Brunori. L'area ora è stata ricoperta e non appena arriveranno gli esiti si procederà nuovamente nella parte in cui sono stati rinvenuti i serbatoi. Questi terreni, ha poi aggiunto l'assessore, nonostante la presenza anni fa di combustibile e oli, oggi non contengono materiali pericolosi. Alla luce di tutti questi ritrovamenti, naturalmente abbiamo richiesto come amministrazione uno studio più specifico con il georadar, proprio per andare ad indagare se ci sono altri serbatoi sparsi, mentre nel frattempo continua quello che è l'indagine sulle acque attraverso 9 piezometri che sono qui collocati, che dovranno perdurare in analisi per altri 6 mesi. Pertanto mi sento di dire che per quanto riguarda l'indagine si dovrebbe concludere per i primi del 2023, a quel punto poi partirà tutto l'iter amministrativo proprio per quello che è la bonifica certificata, che dovrà avvenire anche attraverso più enti. Ecco, mi sento di dire che nel 2023 dovremmo iniziare a lavorare su questo nuovo progetto di riqualificazione. Il progetto è già stato definito?
Il progetto di riqualificazione non è stato ancora definito in funzione degli altri due progetti che avevamo iniziato, su cui abbiamo lavorato, non hanno avuto un responso positivo, per cui siamo ritornati sul giardino tradizionale, un giardino che naturalmente non può non contemplare sia l'idea razionalista, che è un po' la madre di questo luogo, ma nello stesso tempo in una visione molto più sostenibile, legata all'ambiente e all'impatto ambientale che questo luogo inevitabilmente, per il traffico che ha, deve tener presente. Nessuno si permetta di mettere in discussione l'investimento di 1,8 miliardi per il potenziamento della dorsale adriatica nelle Marche, così perdiamo un'opportunità per tutto il territorio. Il sindaco Matteo Ricci è sconvolto dal dibattito emerso sul tema dell'arretramento della ferrovia. È avvilente, ha detto, così corriamo il rischio di isolare e declassare la nostra regione. Mi chiedo, ha proseguito Ricci, se questi finanziamenti fossero arrivati in un'altra città marchigiana, sarebbe cambiato qualcosa? L'assessore Baldelli si deve ricordare che Pesaro fa parte delle Marche. Nella conferenza di questa mattina, cartine geografiche alla mano, Ricci ha ripercorso l'iter per il potenziamento della Bologna-Lecce. Nell'intervento che abbiamo proposto c'è anche Fano, ha ricordato Ricci, un intervento che riteniamo strategico e per il quale servono 5-6 milioni. Se la Regione smette di fare demagogia e si concentra sulle priorità, nei prossimi anni potremmo completare l'investimento. Basta campanilismi o divisioni, ha concluso il sindaco, non bisogna trasformare un'opportunità storica in un problema. Ottimo triennio per la BCC di Fano, che con l'ultima approvazione di bilancio ha raggiunto quasi 15 milioni di euro e confermato la solidità dell'istituto di credito. A certificare i risultati virtuosi anche le classifiche sugli istituti bancari d'Italia. Sta per avviarsi alla conclusione il mandato triennale del Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Cooperativo di Fano, il cui rinnovo è in programma per il prossimo 8 maggio, in presenza al Teatro della Fortuna con l'Assemblea dei Soci. Nei giorni scorsi, intanto, il CDA dell'Istituto di Credito ha approvato il bilancio al 31 dicembre scorso, evidenziando una serie di risultati positivi per la banca e il territorio. Direttore, a quanto si attesta l'esercizio d'utile del 2021 e nell'ultimo triennio? Dunque, l'utile 2021 è pari a 2.113.000 euro, sicuramente un buon risultato, inferiore agli anni precedenti, ma questo sicuramente ci ha consentito di rafforzare il patrimonio. Quindi nel triennio abbiamo raggiunto i 14.400.000 euro di utile consolidato, cumulato tra i tre anni, che hanno permesso di rafforzare i fondi propri a oltre i 105 milioni di euro. Il patrimonio è un requisito fondamentale per erogare credito, che è l'obiettivo principale di una banca, l'abbiamo fatto anche nel corso degli ultimi anni. Gli impieghi a clientela hanno raggiunto i 600 milioni di euro, ma quello che è ancora più importante è valutare il flusso di erogazione durante il corso del 2021. Abbiamo erogato 1.100 finanziamenti a famiglie e imprese per un importo totale di 86,6 milioni di euro. Un andamento positivo, ha aggiunto il direttore Falcioni, anche per la raccolta diretta, che ha superato gli 850 milioni di euro, mentre si attesta a 1,3 miliardi la raccolta totale. Invece il risparmio gestito ha raggiunto i 325 milioni di euro. Indicatore un po' dell'elevata cultura del risparmio della nostra clientela, della professionalità dei collaboratori, che ho colgo l'occasione per ringraziare per tutti i servizi fatti in un momento difficile, e anche del supporto della capogruppo ICREA, che ci fornisce prodotti sicuramente all'altezza della situazione e innovativi. E ne ha beneficiato anche il comparto della banca assicurazione, della monetica e del credito consumo. Sono stati registrati anche risultati importanti per tutti i parametri, ad esempio l'indicatore della solidità di una banca. Qual è l'andamento? L'andamento è veramente molto positivo. Il CET1, che è il rapporto tra patrimonio e attività di rischio, ha superato il 25%, è pari al 25,3%, oltre 7 punti percentuali in più rispetto al triennio precedente. Questo è l'indicatore dei numeri, ma c'è un altro indicatore che di solito non si coglie nelle classifiche, è il numero dei soci, che hanno oltrepassato le 9.000 unità e il prossimo step di 10.000 lo vediamo vicino. La solidità della BCC è stata riconosciuta anche dalle classifiche nazionali sugli istituti bancari. Quali riconoscimenti avete ottenuto? Due riconoscimenti, uno da parte di Milano Finanza, che ci ha classificato nell'ambito delle eccellenze regionali con riferimento a Regione Marche al primo posto, e anche la classifica altro consumo, abbiamo ottenuto il massimo punteggio conseguibile di 5 stelle. Ora quali sono i prossimi vostri impegni?
tante iniziative su Fano e sui comuni limitrofi. Il prossimo è su Senigallia, convegno turismo, strategia di impresa e nuove opportunità. Un appuntamento importante su una città molto dinamica dove il turismo sicuramente è un elemento preponderante dell'economia del territorio. A Terre Roveresche, sabato prossimo alle ore 11, si inaugura il centro diurno a Montebello, dopo i lavori di consolidamento dell'immobile con un investimento di oltre 150.000 euro. Il centro ospita tanti ragazzi disabili e quest'anno festeggia i 20 anni della sua apertura. Sarà presente anche il vescovo Armando Trasarti. Il giorno dopo, invece, domenica 10 aprile, verrà inaugurato il nuovo campo da tennis in sintetico nel centro sportivo a San Giorgio. Un altro investimento di oltre 30.000 euro voluto dall'amministrazione guidata dal sindaco Sebastianelli, con l'intento di favorire lo sport soprattutto per i più piccoli. Torniamo a Fano, dove è stata presentata la 10ª edizione di Storie Straordinarie, 8 appuntamenti dedicati alla cultura della diversità, disabilità e inclusione. Il servizio di Filippo Pucci. Si svolgerà a Fano, all'interno della Mediateca Montanari, dal 7 al 24 aprile, la 10ª edizione di Storie Straordinarie in tutti i sensi, ovvero una serie di incontri, appuntamenti, mostre e laboratori dedicati alla cultura della diversità, della disabilità e dell'inclusione. L'iniziativa, presentata questa mattina, vede un nutrito programma tra letture, momenti di svago per bambini, visione di cortometraggi e documentari, presentazione di libri e incontri con le associazioni che operano nel settore dell'inclusione. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione e il programma completo è visibile sul sito del Sistema Bibliotecario di Fano. È un'iniziativa che vede l'incontro tra il mondo della scuola, quello delle biblioteche, dell'associazionismo diffuso e ovviamente dell'ente locale. 8 appuntamenti dal 7 al 24 di aprile con una mostra di libri speciali alla Mediateca Montanari, con cui proveremo appunto a dipanare il racconto di una storia, quella dell'inclusività, che nella nostra città ha delle radici profonde. 10 edizioni che hanno anche cambiato la percezione della diversità all'interno della nostra comunità, e ovviamente per noi è sempre un piacere che sia la seconda piazza di Fano, cioè la Mediateca Montanari, ad essere ancora una volta il cuore di un'esperienza così grande. Ed è partita la corsa alla presidenza dell'ente carnevalesca in vista delle scadenze del mandato dell'attuale consiglio direttivo, e c'è già una nuova lista in campo capitanata da 3 persone note ai fanesi e che abbiamo in collegamento. Do il benvenuto a Fabio Barnesi, in arte Fango, manager della comunicazione di eventi ed esperto di marketing, Alessandro Leonelli, funzionario di banca ed ex vicepresidente della carnevalesca, e poi Stefano Mirisola, ristoratore e vicepresidente di Confesercenti Fano. Dunque, intanto c'è da dire, buonasera a tutti, c'è da dire che Gian Marioli avrebbe manifestato più volte la sua intenzione a non ricandidarsi, ma oggi non ci ha dato questa conferma. Intanto, Leonelli, voi avete ufficializzato questa lista che avete chiamato Carnevaliamo 4.0. Da cosa è partita questa decisione? Siccome si parla tanto di rendere il carnevale più tecnologico, anche con la nuova fabbrica del carnevale, no? È previsto un bando di 70.000 euro per 3 carri per innovazione tecnologica, allora abbiamo approfittato anche di questa opportunità economica data al settore di chiamare la lista Carnevaliamo 4.0. Ecco, dobbiamo dire anche che dopo l'uscita e la pubblicazione del vostro comunicato stampa, Gian Marioli ha voluto precisare diverse cose. Ha detto testuali parole: avrei preferito che fossero venuti in carnevalesca a proporre idee e progetti. In questi 6 anni nessuno di loro si è mai presentato con queste intenzioni. Anzi, alcuni dei loro rappresentanti hanno denigrato e bocciato pubblicamente ogni mia iniziativa. Mirisola, che cosa replicate? Sinceramente ci dispiace molto per questa cosa, perché se uno avesse letto il testo del nostro comunicato avrebbe visto che non abbiamo mai parlato male né denigrato il lavoro svolto fino ad oggi dall'ente carnevalesca, quindi diciamo che magari, accolto la sintesi che è stata trascritta in alcuni giornali, prendendola male, quando noi assolutissimamente non abbiamo mai fatto nessun riferimento al lavoro svolto da lei e dal direttivo in questi anni. Bene, Fango, Barnesi,
Vorrei capire anche il vostro intento, il vostro programma, che cosa pensate di fare per il Carnevale e per la città di Fano? Anche questo è un collegamento 4.0 per colpa nostra. Esatto. Ecco, i vostri obiettivi quali sono? Guarda, sicuramente non è un cambiamento epocale come è stato scritto assolutamente, perché come ha detto Stefano si rispetta il lavoro di Mazzanti, Cecchini, la Gianmarioli eccetera, e certamente con nuove idee, magari per quanto mi riguarda, che io sono già, no, così un professionista di eventi, manifestazioni eccetera, per cui avrei piacere di coinvolgere ancora di più la popolazione, la città, eccetera. E avremo in mente anche un grandissimo evento per le famiglie, indoor, al chiuso, però magari ne parleremo, ma di tanti altri programmi chiaramente li sveleremo pian piano, come le persone che ci saranno in questo gruppo verranno così pian piano presentate, tante persone con esperienza del Carnevale, ma anche nuove. Ma ci potete anticipare qualcosa, qualche nome? Siamo già in tre e in questi 5-6 mesi faremo in tempo a presentarne altri. A svelare tutto. Bene, grazie per questo collegamento, certo. E in bocca al lupo. Grazie a voi. Andiamo avanti, l'associazione Argonauta sta portando avanti un progetto di censimento di rondini, rondoni e balestrucci nel comune di Fano. Allora sentiamo com'è possibile partecipare all'iniziativa. Il progetto è nato proprio per censire il numero di, non tanto di esemplari, ma di nidi che sono presenti all'interno della città di Fano, e questo in collaborazione chiaramente con il comune e con il centro di educazione ambientale di Casarchilei. Come riconoscerli? Allora potremo riconoscere sia gli animali durante il volo, ma in modo più semplice i nidi. Quindi se trovate sotto il tetto delle vostre case un nido fatto a iglu con un piccolo foro d'ingresso, quello lì è il nido di il cugino della rondine che si chiama balestruccio. Se invece trovate sotto una tettoia o addirittura anche sotto i ponti un nido fatto a coppa, attaccato a queste strutture, in quel caso è la vera rondine. E l'ultimo che censiamo è il rondone, che invece non è parente delle rondini, anche se gli assomiglia, ed è un animale che invece va a nidificare sotto i coppi del tetto, ed è quello forse più difficile da osservare. Riuscirete a riconoscerli anche grazie ai volantini che noi abbiamo realizzato proprio per l'identificazione. Questo è un progetto di citizen science, cioè praticamente le persone che non sono esperte nella questione ornitologica possono partecipare a un censimento degli animali selvatici. E come si può fare? In modo semplicissimo. Nel volantino che noi abbiamo realizzato c'è scritto tutta una serie di numeri di telefono e un'email dove le persone dovranno indicare il numero di nidi, dove sono posizionati, se possibile la via, in modo tale che noi poi faremo una cartina, diciamo, dove sono posizionati, e la via, insomma, ecco. Vi annuncio che lunedì sera a Primo Cittadino torna il sindaco di Mondolfo, Nicola Barbieri. Questa sera ringraziamo Silvio Santinelli che ha deciso di sostenere Fano TV. Grazie di cuore, il telegiornale termina qui, Occhio alla Notizia torna domani sera puntuale alle 20:30, arrivederci.